colpo nella notte al Vesuvio, ci troviamo nel centro di Arezzo. I ladri che sono entrati in azione nell'ultima sera prima del coprifuoco si sono dati alla fuga con un misero bottino, ma si sono lasciati alle spalle ingenti danni. I banditi hanno atteso che finisse l'orario d'apertura da sport e a quel punto hanno fatto irruzione. Abbiamo chiuso alle 10:30 e alle 11 sono entrati, cioè me lo potevo trovare davanti senza problemi e quindi questo lascia un po' da pensare. I ladri sono entrati dal retro da un finestrone che hanno forzato. Una volta dentro si sono subito messi alla ricerca di denaro mettendo sotto sopra l'intero locale. Misero il bottino poche centinaia di euro, ingenti invece danni che questa mattina si è trovato di fronte il proprietario. Una gran confusione, tutto spaccato, il cassetto della cassa portato via, computer con i fili strappati, cassa completamente distrutta, frigoriferi aperti, cibo diciamo sparso anche fuori. Abbiamo chiamato la polizia ci ha detto che stanotte avevano trovato il cassetto della cassa in zona stazione, quindi già sapevano qualcosa. Niente, è arrivata la scientifica, ha iniziato a fare controlli e hanno preso le impronte. Il colpo è stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso. Le immagini adesso sono al vaglio degli inquirenti che stanno investigando sulla vicenda. Si vede che il ragazzo è incappucciato con una felpa grigia, una mascherina, ha dei guanti e niente, non si capisce più di tanto, non si vede niente in faccia, si vede solo la persona con una felpa e basta. Insomma, ancora una visita indesiderata in uno dei locali della città. Da qui l'appello del titolare ai colleghi ristoratori e commercianti. Ieri sera quando sono andato via alle 10:30 la città era completamente deserta e quindi in questo momento mi sento di dire che di stare un po' attenti, occhi aperti, non lasciamo cose in vista, cose comunque di valore nei locali e niente, sperando che questa cosa venga tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine qui ad Arezzo, perché poi non vorrei che questo fosse un inizio di tante.